Bene, carissimi fratelli e sorelle, quelli che ci ascoltano, prendo questa occasione per informarvi che il Santo Padre, nell'udienza che ha avuto con il Dicastero delle cause per i santi, con il prefetto Semeraro, ha riconosciuto il miracolo che fu in Roraima, di questo sorino Yonamami, e quindi riconoscenza del miracolo per dire che procediamo con la canonizzazione. Questa è una grande gioia, una gioia immensa per tutta la nostra comunità, per tutte le persone che hanno ricevuto il messaggio del Vangelo tramite i missionari della Consolata, il popolo che ci ha accolto nelle loro case, nella loro vita, soprattutto quelli dell'Amazzonia. Noi crediamo che in questo momento il Signore ci ha dato questa grazia, perché può essere un momento, un impulso, un momento di speranza per tutti noi, per crescere e andare avanti sempre, riconoscendo il Signore nella nostra vita. Questo riconoscimento del miracolo, poi allora ci manca soltanto un momento, quando il Papa, convocherà il Concistoro di tutti i cardinali, allora da lì sapremo quando sarà la data esatta per la canonizzazione. Nel frattempo noi siamo veramente grati al Signore. È un momento di ringraziamento, soprattutto in questa occasione di questa conferenza regionale della Regione Colombia. Noi qui abbiamo l'Amazzonia e oggi veramente è l'Amazzonia che anima questa Santa Messa di ringraziamento al Signore per tutti i doni, i frutti che ci oggi da per questa grande notizia. Benvenuti per questa Santa Messa e auguri a tutti i missionari, missionarie, persone, laici, laiche, in tutto il mondo dove siamo stati, che oggi è una grande gioia per tutti noi. Grazie. Demos gracias al Señor, demos gracias.